Tromba d'aria che è salita da Lavagna, effettivamente è scesa giù per San Salvatore, quindi in località Castellassi, ha creato un po' di danni ad alcune abitazioni che ci sono lì, compreso anche via le coste dei Landò, e poi è risalita lasciando naturalmente l'impianto sportivo di San Martino e la Basilica dei Fieschi, salendo verso Breccanecca. Qui siamo proprio a metà strada tra la Basilica dei Fieschi e Breccanecca, dove altre case hanno avuto dei danni a livello proprio di tegole che si sono sollevate, quindi allagamenti. Abbiamo anche addirittura un appartamento per le vacanze dove gli ospiti si sono accorti che avevano la casa allagata. Che idea vi siete fatti del fenomeno atmosferico? Come si è sviluppato? Beh, si è sviluppato innanzitutto in un ambito orario problematico perché comunque tutto il territorio era sorvegliato, però tutto ciò è successo mi pare attorno alle 5:30 con tutte le abitazioni, con le abitazioni interessate che comunque erano abitate. E è stata una cosa velocissima. Noi da quanto abbiamo raccolto tutto ciò è durato veramente una frazione di minuto, ma che ha provocato danni non rilevanti ma comunque assolutamente da segnalare. Oggi inizia la conta dei danni, i privati cosa devono fare? Allora, abbiamo già messo sul sito le schede, che ci sarà tempo poi 30 giorni per compilarle adeguatamente. Mi raccomando, fate le fotografie e tenete conto naturalmente di tutte quelle che sono le spese che ovviamente dovranno essere poi supportate da un documento fiscale. Dall'altra parte noi come Comune stiamo continuando a verificare anche gli altri danni a livello di smottamenti lungo le nostre strade collinari e non. Le situazioni in collina com'è dal punto di vista della viabilità? Sono intervenuti per fortuna subito i nostri membri della squadra comunale di protezione civile assieme a una ditta specializzata e ai nostri tecnici, quindi in questo momento la situazione è sotto controllo. Certo è che ci sono alcuni punti che devono essere monitorati, quindi bisogna intervenire probabilmente con degli interventi un pochettino più cospicui.